Invito a parlare adesso il collega Sebastiano Nello Genovese, che penso tutti conosciate perché ormai un'icona della fisioterapia, terapista del Milan da 30 anni, va bene, no? 10 anni. 10 anni terapista del Milan. L'altro giorno proprio su Facebook dicevamo questa cosa, questa constatazione. Entrare in un team agonistico è difficile sicuramente. Ancora più difficile rimanerci per tanto tempo come lui ci è rimasto, perché un po' come i giocatori vengono alternati. E lui ha proprio questa caratteristica e condividerà con noi la sua esperienza. Grazie. Grazie a voi. Allora, due tre ringraziamenti. Gli organizzatori, a Giuliano, Marco e Luca, a Giorgio Pulicelli, che è stato mio collega in Milan, tra paesi di Pulicelli, adesso in politica, ma è un grandissimo fisioterapista. Ha 16 anni di prima squadra del Milan, è il mio fisioterapista personale, secondo qualche problema vado da lui. E la mia relazione è solo un apporto di esperienza, abbiamo poco tempo, per cui parlerò, come si usa questo? Aspetta, parlerò della mia esperienza nel campo sportivo. Allora, io sono entrato 10 anni fa in Milan, e ho fatto 7 anni di prima squadra, adesso da 3 anni faccio il responsabile di fisioterapia del settore giovanile. È stata un'esperienza particolare, è stato il mio sogno fin da ragazzo entrare in un team di Serie A, ci sono entrato proprio nel più forte del mondo, il più titolato del mondo. E devo ringraziare Giorgio che mi ha insegnato tante cose, mi è stato dietro, mi ha aiutato. Seguitelo, spero che entri in politica perché è una persona fantastica, una persona onesta ed è una persona per bene. Allora, parliamo. Struttura organizzativa. Abbiamo il medico sociale, il medico collaboratore. Il medico sociale a livello giuridico è quello che ha la responsabilità piena giuridica dell'infortunato, quindi se succede qualcosa il medico sociale ne è responsabile. Se un fisioterapista fa una cavolata il medico sociale ne è responsabile. È sempre affiancato da un medico collaboratore che si occupa dei problematiche più semplici, dei infortuni più semplici, della terapia, delle visite a domicilio, di queste cose qua. Io parlo di com'è strutturato il Milan a livello sanitario. Abbiamo un chiropratico, lo psicologo, preparatori atletici, fisioterapisti e consulenti esterni. Quali sono i compiti nostri? I compiti nostri sono la prevenzione, quindi fare un'anamnesi accurata, un dialogo continuo col giocatore, soprattutto se è stato appena acquistato, chiedergli che infortuni ha avuto, eccetera, eccetera. Noi lavoriamo sulla preparazione prima e dopo l'allenamento, quindi massoterapia, più che stretching manuale, più che bendaggi funzionali, eccetera, eccetera. Dopo la gara tanti giocatori hanno bisogno di fare uno scarico manuale, qui si potrebbe aprire un dibattito sull'efficacia o meno del massaggio, ma sapere massaggiare è una condizione sine qua non per un fisioterapista che lavora in squadra di calcio. L'assistenza dell'infortunio durante la gara. La procedura è questa: in panchina va il medico sociale affiancato da un massaggiatore. Dico massaggiatore perché quasi tutte le squadre di Serie A hanno un massaggiatore proprio come diploma, non un fisioterapista. E qui c'è da discutere anche su questo, vabbè, facciamo perdere. I fisioterapisti lavorano a bordo campo. Quando il giocatore si fa male, il massaggiatore che spruzza il ghiaccio e il medico che fa la diagnosi lo portano fuori e tu ce l'hai in carico, quindi devi sapere fare una gestione di un infortunio in fase acuta. L'assistenza di infortunio dopo la gara, quindi magari devi accompagnare il giocatore al pronto soccorso, devi farti muovere tra i corridoi del pronto soccorso, devi relazionare al medico sociale cosa è che diagnostica gli è stata fatta, che diagnosi gli è stata fatta. Un altro compito fondamentale è seguire l'infortunato
in fase riabilitativa durante i allenamenti. La squadra con i giocatori sani si allena, il fortunato rimane dentro e fa la riabilitazione con noi. L'assistenza durante il ritiro pre-gara. Noi lavoriamo di solito fino a mezzanotte, l'una, il giorno prima della partita, perché dopo cena c'è sempre da lavorare, c'è sempre da fare qualcosa. Il rapporto del fisioterapista struttura. Evitare gli eccessi di confidenza con il giocatore è fondamentale. Questo mi ricordo che è la prima cosa che mi ha insegnato Policè. Non uscire a cena con i giocatori, non andare in confidenza, perché si crea un rapporto conflittuale, poi chiedono sempre di più, poi non ti ascoltano perché hai troppa confidenza. Evitare gli eccessi di confidenza con la stampa, essere sempre a disposizione 24 ore su 24, 365 giorni l'anno. Noi abbiamo fatto una vita veramente pazzesca, sempre lì a Milanello, sempre lì in ritiro, sempre via. Il giocatore andava in vacanza, era infortunato o non era infortunato, lo dovevi seguire. Una roba veramente, c'è i suoi pro e c'è i suoi contro. Continuo il scambio di informazioni e valutazioni sull'atleta infortunato con il medico. Quindi relazionare al medico sociale dopo il trattamento, se ci sono stati progressi, se ci sono stati regressi, se c'è una stabilità nella cura. Le conoscenze primarie. Allora, qui mi fermo un attimino perché la conoscenza fondamentale di tutto il nostro lavoro, ma soprattutto nello sport, è il linguaggio. La programmazione neurolinguistica è fondamentale. Prima di fare qualsiasi altro tipo di corso, fate la programmazione neurolinguistica. Perché? Vi dico un piccolo episodio che mi ha fatto capire questo. Appena arrivato al Milan, un mese dopo, il dottor Tavana mi dà: si fa male un giocatore ucraino, Cercenco, lo operano di al menisco esterno. Io appena arrivato, timoroso, mi dà subito Cercenco da trattare. Io vado lì e faccio il mio approccio, comincio a utilizzare la gamba, valuto, questo è subito in difesa. Non si voleva far trattare da me, non si fidava. Perché? L'ho sbagliato perché non io ho fatto un approccio linguistico. L'approccio non è solo linguistico, è anche visivo, è anche manuale. È la cosa fondamentale del nostro lavoro. È fondamentale. Se il paziente non ha fiducia, tu non puoi guidare mai niente. Continuo. L'operazione di base, ovviamente specifica sulla traumatologia sportiva. Prepararsi dei protocolli, quindi sapere quali sono i protocolli base in riabilitazione sportiva, i più famosi di tutti, il PRICE, tutte le tecniche di massoterapia, i bendaggi funzionali, il kinesio. Negli ultimi anni il kinesio è anch'essa una condizione sine qua non per lavorare nello sport. Tecniche di allungamento muscolare, la valutazione del gesto atletico è importantissima. Quando voi seguite una partita, vedete il giocatore che si fa male, valutate, anche se siete a casa così per divertirvi, cercate di riflettere che danno può aver avuto durante il gesto. Tecniche di rinforzo muscolare. Qui dopo aprirò una breve parentesi perché c'è una discussione abbastanza aperta e importante su questa cosa. Mobilizzazioni osteopatiche sono importanti da sapere perché quasi tutti i giocatori, dopo che fanno le cure con lo staff, vanno fuori a farsi curare perché non si accontentano di quello, per cui spesso vanno da osteopati che gli fanno le loro tecniche, tu devi conoscere, devi sapere che cosa gli fanno. L'educazione in acqua, la rieducazione posturale, io l'ho messo come conoscenza primaria, ma forse meglio accessoria, perché la rieducazione posturale vera e propria, l'RPG, piuttosto che il Mesier, difficilmente si fa su un giocatore, non hanno la pazienza, non gliene frega niente, loro vogliono subito il risultato velocemente. Le tecniche di la rieducazione funzionale è importantissima, quindi dopo l'uscita dal lettino di fisioterapia, tu devi sapere riportare un muscolo
riprendere un gesto atletico, riprendere un gesto meccanico, biomeccanico. Tecniche di prevenzione di infortuni, qual è la più famosa, ad esempio la propriocettiva? Qualche fare la propriocettiva prima chi ha avuto un discorso di caviglia di ginocchio fa dei tempi di propriocettiva per prevenire il futuro. Le terapie fisiche bisogna conoscerle tutte, tutte ma molto bene. La rieducazione vascolare è importantissima perché dopo trauma, distorsione, eccetera, eccetera, se non hai una base di rieducazione vascolare hai delle problematiche. Conoscere i test clinici neurologici, perché spesse volte ti trovi a soccorrere un giocatore, il medico in campo, tu devi saper fare una prima diagnosi, prima di intervenire, sapere che cosa c'ha. Elementi di rianimazione, purtroppo questo è un tema che è saltato fuori ultimamente con la morte di Morosini, bisogna saper rianimare un atleta in caso di trauma. Principi di neurofisiologia sul lavoro muscolare, principi di preparazione fisica, lavoro aerobico, anaerobico, metabolico, eccetera, eccetera. Questa è una parte molto, ma molto importante perché può evitare un sacco di disguidi. Quando voi rieducate un giocatore, un atleta, quasi sempre, finito la rieducazione, va in mano del preparatore atletico. Spesse volte ti può tornare indietro, per una recidiva, per una rieducazione fatta male, eccetera, eccetera. Voi dovete sapere che tipo di lavoro fa, che tipo di lavoro ha fatto, che tipo di lavoro farà. Parlo di lavoro proprio atletico, metabolico, aerobico. Anche perché spesso vi si chiede durante la fase di rieducazione di fare un lavoro metabolico, che è un lavoro preparativo per il rientro in campo. Dovete sapere le nozioni di alimentazione, come un menù prima della gara, cosa dobbiamo mangiare dopo la gara. Conoscenza dei terreni di gioco e del materiale è molto importante. Che tipo di tacchetti mettono, che tipo di scarpe mettono, se l'erba è alta, se l'erba è bassa, se è bagnata. Vi può servire per esempio per fare un modello funzionale, se l'erba è bagnata avrà delle varianti perché si bagna subito e quindi non tiene, eccetera, eccetera. Conoscenze accessorie sono la prevenzione della fatica muscolare, tecniche olistiche, tecniche chirurgiche ed elementi di farmacologia. Anamnesi. Una accurata anamnesi retrospettiva e evita gli infortuni. Perché ho messo il foto di Ronny? Giorgio si ricorda. Vi faccio un esempio molto pratico. Ronaldo giocò con Siena un tempo, poi giocò male, il mister lo sostituì. La mattina dopo venne da me dicendo che faceva male il ginocchio. Faceva male il ginocchio, il tendine al ginocchio. Guardo questo tendine e vedo che è un tendine spessito, un tendine che ha la palpazione del crepitio. La cosa mi sospettisce, lo faccio vedere al medico sociale, il quale gli prescrive una risonanza. Lui non andò a fare la risonanza per i temi personali, mercoledì giocò con Livorno e si staccò il tendine. Quindi è una cosa fondamentale, una cravata anamnesi, e stare sempre dietro su queste cose. Comunicazione abbiamo già parlato, ok? Passiamo a Giappone. Correlazioni. Medico fisioterapista, fisioterapista atletica, fisioterapista chiropratico, fisioterapista preparatore, fisioterapista psicologo. C'è, però voglio dire che non è che abbia una grossa influenza. Mai riferire le condizioni dell'atleta agli esterni e strutture, né agli allenatori. Parla di medico sociale. Se un amico vi chiama, ma come sta fatto? Ma non lo so. Bene. Procedure di abbiamo le 20. Le procedure di infortunio sono quelle in cui noi entriamo in gioco. Le 20, primo soccorso, i test clinici, i test diagnostici. La clinica, dicono i medici, è più valida della diagnostica. Secondo me hanno ragione. La prima diagnosi, il programma riabilitativo e la protesi. Modalità, evento dell'evento. Modalità, dall'evento si ha la diagnosi.
il giocatore passa dal fisioterapista, poi passa dal fisioterapista e col preparatore, poi passa col preparatore, rientra in squadra, a gara. Queste sono tutte le procedure e le modalità con cui si recupera il giocatore. Gli obiettivi: recupero il giocatore in miglior tempo possibile. E qui si potrebbe parlare per tutta la giornata, perché spesse volte non esiste indica, spesse volte si riesce. Bisogna recuperare l'allenatore, c'è la finale di Champions, bisogna fare di tutto, quindi lavori anche la notte per recuperarlo, infiltrazioni, quello che si può fare si fa. Stabilire un giusto mix tra abitazione e ricondizionamento atletico, per questo vi dico che dovete usare delle basi di preparazione atletica, perché è fondamentale, fondamentale per recuperarlo il meno tempo possibile, mentre fa fisioterapia, se si può permettere, fare un lavoro atletico. Osservare sempre la deontologia professionale e evitare i bisogni recidivi. Allora, ritornando a quel discorso della preparazione atletica, vi volevo un attimo far vedere una tecnica che si chiama sanare per mortum, che stiamo preparando io in Belgio. Ve la faccio vedere velocemente. L'obiettivo di questa tecnica è la gestione dell'atleta del post infortunio, la ripresa dell'attività egoistica, senza alcun intervento riabilitativo del laureato in scienze motorie. Cioè, noi le diamo lavoro a scienze motorie. Quando noi trattiamo un paziente di studio, dobbiamo far così. Quando trattiamo un paziente di studio, noi lo trattiamo, facciamo uno sblocco articolare, facciamo un pre-rinforzo muscolare, poi lo mandiamo in palestra. E lì che sbagliamo, dobbiamo seguirlo fino all'entrata in campo, fino alla ripresa dell'attività sportiva dilettantistica, amatoriale, eccetera, eccetera. Questa tecnica permette di fare questo lavoro qui. Permette di migliorare la mobilità articolare, migliorare la forza e l'elasticità tendinea, la ripresa della fisiologica e biomeccanica articolare, la riprogrammazione motoria per l'induzione progressiva del meccanismo di difesa. Se è una frase che sembra scelta, invece in realtà basta fare la protocettina, voglio dire, col carico bipodalico che inibisci il meccanismo di difesa. Rinforzo muscolare in visione globale dell'intera catena cinetica specifica, attivazione dei meccanismi neurologici di induzione reciproca di concentrazione. Quindi lì bisogna ripartire dai vecchi studi di scuola sulla neurologia. Parlo per me perché io ho fatto 40 anni che lavoro con lo sport e l'ortopedia. Questi sono i principali insegnamenti e formazione specifica. Fibre muscolari, sistema neuromuscolare, contrazioni muscolari, catene muscolari, reclutamento muscolare, sincronizzazione muscolare, meccanismo di concentrazione, lavoro fisico e metabolico, lavoro aerobico, lavoro anaerobico. Quindi vedete che voi, avendo queste conoscenze, lo seguite dall'inizio alla fine. Quindi avete fatto un lavoro perfetto, guadagnate di più e tirate via il lavoro scelto motori, che è la cosa più importante. Elementi di chirurgia ortopedica, elementi di biomeccanica dell'articolazione, tecniche di medicina manuale e tecniche di fisiologico come supporto del difensore. Allora qua ci siamo di giorno, dopo che vi faccio vedere.